tricolore da record nel cielo di Trieste, un nastro lungo 5 km per salutare ufficialmente la 49esima edizione della Barcolana. Lo spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale ha suscitato come sempre grande entusiasmo tra i tanti triestini e ospiti assiepati in Piazza Unità fin dalle 10:30. È la miglior formazione che ci sia al mondo, dicono. Sono abilissimi, li vedi girare attaccati e attaccate, fare evoluzioni, di conseguenza pensi che è difficilissimo quello che stanno facendo. Allora lo guardi volentieri. Perché vengono poche volte qua da noi, è una cosa eccezionale. La prima volta che le vede qui? No, la seconda. Mi fa piacere vedere tanta gente che si interessa. È una cosa che qui in Italia è una delle migliori cose che abbiamo. Merita tanto... vedere, poi tutta allegria. Una festa per gli spettatori di tutte le età, anche se qualcuno avrebbe preferito una collocazione oraria più adatta a chi il mercoledì mattina studia o lavora. Perché non riesco a capire come mai non l'hanno fatto di pomeriggio oppure un altro giorno, il sabato o la domenica. Capisco le problematiche delle frecce tricolori, avranno avuto altri impegni, però purtroppo la piazza vedo che di giovani ce ne sono talmente pochi perché giustamente tutti sono a scuola e questo dispiace molto per Trieste. Le frecce si sono esibite con la formazione principale guidata dal maggiore Gaetano Farina, realizzando un programma ad hoc per Trieste e la Barcolana, con il tricolore più lungo del mondo a trasmettere i valori di passione, dedizione e capacità di fare squadra. Una nuova configurazione, adesso non so se... Espertissimo insomma. L'ho visto un paio di volte, ma è sempre uno spettacolo incredibile da vedere. Affascino qua a Trieste, prima per la location, comunque Piazza Unità, poi per la storia pure. Poi comunque è uno spettacolo alla fine a livello proprio estetico, la bellezza di vedere bello il tricolore.